trovato un nuovo appuntamento con il TMV News, l'informazione sportiva di tuttomercatoweb.com. Partiamo ovviamente dalle questioni relative alla nostra Serie A, 29esima giornata attualmente in corso, giornata che si concluderà quest'oggi con le sfide tra Atalanta e Napoli e Roma Udinese, giornata che ha raccontato moltissimo anche in chiave scudetto con le vittorie diverse pure altrettanto importanti di Juventus e Lazio, e giornata soprattutto che ci ha fatto vedere qualche risultato sicuramente molto molto sorprendente, come il pareggio del Milan e la sconfitta bruciante casalinga della Fiorentina. Il risultato però ancor più significativo, netto e inequivocabile, è stato sicuramente il 6-0 con cui l'Inter ha regolato il Brescia, fanalino di coda della classifica, una gara importante per i nerazzurri, uomini di Antonio Conte, che avevano bisogno di scrollarsi di dosso un po' di ruggine derivante dal pareggio col Sassuolo e della vittoria poco convincente contro il Parma, e quindi goleada contro le rondinelle del tecnico Diego Lopez, che sicuramente aiuta e funge da boccata d'ossigeno per i nerazzurri, che consolidano il terzo posto in classifica. Ci parla di questa gara e di tutte le vicende del mondo Inter Alessandro Rimi. Alessandro. Eh sì, Jacopo, ben trovato, buonasera, perché insomma 6 gol sono tanti e nella storia dell'Inter c'è anche questo saper essere straripante, no? È successo molte volte in passato, recentemente col Sassuolo 2 volte, di cui una anche a Reggio Emilia, insomma una squadra che per essenza, per storia, per caratteristiche in un certo qual modo sa diventare davvero dilagante. In questo senso ieri lo ha dimostrato contro un Brescia che però evidentemente, almeno questa versione che abbiamo visto allo Stadio San Siro nella giornata di ieri, evidentemente è una squadra molto più vicina alla Serie B che non da Serie A, e lo abbiamo visto chiaramente anche una squadra che ha attraversato diversi problemi con Super Mario Balotelli, con tante situazioni all'interno della società e con un ottimale, no, per imporsi, se non altro per pensare alla salvezza in questa prima stagione di A. L'Inter ieri ha fatto una partita perfetta sotto tutti i punti di vista, forse Lautaro Martinez è l'unico al di là poi del gol, lo fai o non lo fai, insomma insoddisfatto e comunque non eccellente rispetto a quanto è stata la prestazione del gruppo tutto. Un giocatore che ancora una volta resta e ancora rimane dentro il mercato, il Barcellona continua chiaramente a credere di poter arrivare a lui, e un Inter che, archiviata questa partita, penserà ovviamente subito al Bologna, che ieri ha pareggiato contro il Cagliari, una squadra tosta contro un allenatore, Conte, certamente tosto, no? Come Sinisa Mihajlovic. E poi ovviamente c'è ancora il mercato, c'è sempre il mercato, no? L'Inter si deve concentrare, dopo Kimia, un centrocampista importante, e questo centrocampista importante ieri lo abbiamo visto, Sandro Tonali, non brillante il Brescia, non brillante evidentemente anche il suo numero 4, però resta chiaramente dentro le idee, la voglia di andare a prendere un talento ritenuto assoluto non solo sul panorama italiano da parte della società nerazzurra. Ci sono chiaramente poi altri nomi, ci sono altri percorsi, però insomma intanto bisogna pensare al campo, e l'Inter in qualche modo, se è quello che vogliamo raccontare, sì, lo raccontiamo, è ancora aggrappata all'idea, al sogno, la possibilità di vincere lo scudetto. I punti sono tanti dalla Juventus, sono tanti chiaramente da chi in questo momento domina il campionato, però ancora, se non altro, il club nerazzurro rimane lì, attaccato. Passiamo dall'Inter al Milan, altra sponda dei Navigli per quanto riguarda la città di Milano, una Milano rossonera che di certo si è risvegliata bruscamente quest'oggi dopo un pareggio, quello del Palomazza di Ferrara contro la SPAL, che ha certamente ridimensionato le ambizioni della compagine allenata da Stefano Pioli. La squadra che sicuramente è riuscita a costruire occasioni importanti, non ha però trovato buona lucidità sotto porta e soprattutto si è scossa soltanto con l'ingresso in campo di Zlatan Ibrahimovic nel corso della ripresa. Una SPAL che ha fallito una grande occasione con l'autogol di Vicari, che ha di fatto sancito le difficoltà enormi a livello di classifica della truppa di Gigi Di Biagio. Una SPAL che però può sorridere pensando ovviamente a quelli che sono stati gli altri risultati in chiave salvezza per quanto riguarda ovviamente questa giornata di Serie A, risultati che tengono ancora in vita la squadra ferrarese. Una partita che ci racconta così Pietro Mazzara.
è un Milan che non è assolutamente soddisfatto del pareggio di ieri sera allo stadio Mazza di Ferrara, perché il doppio vantaggio spallino firmato da Valotti e dall'arcobaleno magico di Floccari ha messo i rossoneri nelle condizioni di dover rincorrere una vittoria che alla fine non è arrivata. È arrivato un pareggio con il gol di Leao e l'autogol di Vicari su cross di Salemakers, ottimo il suo impatto nella gara di ieri a coronamento di una giornata importante, perché il belga ha ottenuto il riscatto dal Milan, dall'Anderlecht per 3,5 milioni. È stata una partita nella quale i rossoneri non hanno brillato dal punto di vista della fase realizzativa, hanno tirato tante volte in porta, 39 i tiri scoccati verso la porta di Letizia, 9 dei quali nello specchio e ben 16 murati. Il Milan si è dato a chiudere spesso nell'imbuto centrale e questo è un problema nella fase offensiva della squadra rossonera di Stefano Pioli, perché non riesce a trovare dei colpi decisivi. La superiorità numerica è servita a non perdere la partita. Detto questo, però, un Milan che adesso è atteso da un trittico assolutamente devastante per coefficiente di difficoltà: Lazio, Juventus e Napoli diranno veramente chi è la squadra di Stefano Pioli, che dovrà fare a meno di Samu Castiglieco almeno per un paio di partite. Questa è la previsione ottimistica in casa Milan, anche se la sensazione è che lo stop potrebbe essere decisamente più lungo e il Verona è tornato a farsi sotto. Studio. E oltre ovviamente alle prestazioni di Milano ed Inter, la serata ci ha riportato anche, per quanto riguarda la Serie A, ovviamente un momento difficile, difficilissimo per la Fiorentina di Beppe Iachini, sconfitta 3-1 in casa dal Sassuolo, una Fiorentina che ha mostrato tutte le proprie lacune a livello difensivo soprattutto, e ha messo in mostra anche un momento di forma ben poco felice nei suoi uomini chiave, in particolare Federico Chiesa, l'ennesima prestazione negativa stagionale, anche un Gaetano Castrovilli che invece di dare la scossa è stato, diciamo così, avviluppato nella spirale di mediocrità che ha contraddistinto la prestazione di tutta la Rosa Viola nel corso della serata di ieri. Grande prestazione invece per il Sassuolo, che certifica e conferma ancora una volta la crescita importante della squadra allenata da Roberto De Zerbi. Una gara a Fiorentina-Sassuolo che ci racconta nel dettaglio Andrea Giannattasio. Beh, il momento in casa Fiorentina non è affatto facile, perché nessuno si poteva aspettare un crollo verticale come quello che si è verificato ieri sera al Franchi contro il Sassuolo, una sconfitta per 3-1 che complica la strada della squadra di Iachini verso la salvezza. Se nelle prime due uscite la squadra viola aveva raccimolato soltanto un punto con Brescia e Lazio, c'è da dire che contro le rondinelle e la squadra seconda in classifica, se non altro, si era visto qualcosa di molto buono sotto l'aspetto del gioco. In particolar modo a Roma e Viola recriminano per un arbitraggio che ha compromesso il risultato finale. Ieri invece niente di tutto questo, perché fallito pronti via il gol del vantaggio con Federico Chiesa, la Fiorentina si è inabissata e sarà stato per stanchezza, sarà stato per aver sottovalutato l'avversario. Il Sassuolo è salito in cattedra e ha dominato dall'inizio alla fine la partita. Non convincono in realtà anche alcune scelte di Iachini da un punto di vista della formazione. Il tecnico ha scelto di tenere in panchina fin dall'inizio Patrick Cutrone, con già la squalifica di Dusan Vlahovic. Pertanto la Fiorentina si è dovuta affidare a un attacco reinventato con Chiesa prima punta e Ribéry forzato in campo per la terza gara consecutiva. Si è visto poco anche il francese, che comunque due palloni molto belli li ha regalati, ma la Fiorentina veramente ieri non è scesa in campo. Per fortuna dei Viola là dietro nessuno corre, il Genoa ha perso con la Juve, il Lecce ha perso lo scontro diretto in casa contro la Sampdoria, pertanto la zona rossa resta a meno 6 dalla posizione Viola, che è al 13° gradino della classifica a 31 punti. Domenica già gara vitale, perché i Viola vanno a Parma e ovviamente la società Viola con il patron Rocco Commisso direttamente dagli Stati Uniti si aspettano subito un cambio di marcia per arrivare il prima possibile alla salvezza. Tra le altre partite da sottolineare ovviamente la vittoria fondamentale in chiave europea del Verona 3-2 sul Parma dopo una gara rocambolesca sulla quale hanno recriminato moltissimo Roberto D'Aversa e i Ducali. Verona di Ivan Juric che continua nella sua corsa verso l'Europa League con 2 punti guadagnati sul Milan, e Scaligeri che vanno avanti, proseguono in questo straordinario percorso che ha tutti i crismi di una sorta di autentico miracolo sportivo. Nella corsa all'Europa League è ovviamente coinvolta anche la Roma, che questa sera scende in campo alle 21.45 nel posticipo serale contro l'Udinese, una gara fondamentale per i giallorossi tra le incertezze a livello societario e quelle
sul mercato, una gara importantissima per delineare anche quelle che potrebbero essere appunto le strategie future a livello tecnico ed economico del club giallorosso. Ce ne parla ovviamente Dario Marchetti. Sì, esatto, Jacopo. Questa sera è una partita comunque molto importante per la Roma. Roma Udinese, c'è da chiedere chiaramente alla squadra giallorossa il riscatto dopo la sconfitta arrivata anche in maniera abbastanza brutta con il Milan, assenza di gioco, tanti uomini che hanno deluso, tanti cambi ci saranno questa sera. Scongiurato quello che doveva essere una convocazione, insomma, simbolica per Nicolò Zaniolo nel giorno del suo compleanno. Mancano ancora una decina di giorni per rivederlo pienamente con il gruppo e quindi convocato. Si punta al suo rientro intorno al 15 di luglio, quando ci sarà la sfida con l'Hellas Verona sempre all'Olimpico. Questa sera però l'Udinese, Roma 4-2-3-1 che non cambia, Mirante resta il portiere di riferimento dopo quelle che sono state le due prestazioni molto buone da parte del secondo portiere giallorosso. Difesa a 4, il ritorno di Bruno Peres, coppia di centrali confermata con Mancini e Smalling. A sinistra torna invece Alexander Kolarov. Squalificati Veretout e Lorenzo Pellegrini. Per questo ci sarà spazio chiaramente per Viarra e Cristante in mediana. Sulla tre quarti Carles Perez a destra, Pastore dovrebbe essere in vantaggio su Mkhitaryan al centro, perché comunque l'armeno ha giocato già due partite dal primo minuto. A sinistra ancora fiducia Justin Kluivert, in attacco sempre ad Dzeko. Parlavamo di Mkhitaryan che dovrebbe partire dalla panchina, con lui una media punti decisamente superiore rispetto alle partite in cui non è in campo, perché è 1,86. Abbiamo visto in questi giorni c'è stata anche l'ufficialità non solo per l'estensione del mini contratto ma anche per il rinnovo in vista della stagione 2021, con opzione addirittura per quella 21-22, un'opzione che è legata a un numero minimo di presenze 20, quindi è una sorta di clausola anti infortuni. Diverso il discorso per Smalling, c'è l'ok del Manchester United solamente per il campionato, non potrà per ora disputare l'Europa League con i giallorossi perché tornerà in Inghilterra, ma si sta continuando a trattare. E la gara tra Roma e Udinese è stata ovviamente presentata anche dal tecnico giallorosso Paolo Fonseca, tecnico che, come abbiamo sentito, è chiaramente in discussione dopo questo avvio di 2020 così difficoltoso. Roma che ha perso già 6 partite nel corso di quest'annata, soltanto le squadre di bassissima classifica fanno peggio dei capitolini. Un Paolo Fonseca che però vuole tenere tutti sulla corda, per lui il campionato non è finito. Ascoltiamo le sue parole. Devo dire che momenti diversi. La partita che abbiamo fatto in Udine e questa partita. L'ambizione deve essere la stessa. Io credo che la squadra domani dovrà fare una partita con la stessa ambizione come abbiamo fatto la prima partita. Dopo, io capisco che i risultati non sono quello che dobbiamo avere in questo momento, ma penso che se pensiamo all'inizio della stagione, la squadra ha cresciuto molto. È vero che questo risultato con Milan non mi aspettava, perché la squadra aveva fatto una prestagione molto buona, lavorando bene, ma penso che quello che è importante è che la squadra, è facile da vedere che ha una identità. Abbiamo cresciuto il nostro modo di giocare, il nostro modo di pensare. È vero che dobbiamo avere altri risultati, ma devo dire che in questo momento non è tempo di fare bilancio. Questo momento è momento di pensare alla prossima partita. Chi pensa che il campionato è finito per noi sbaglia, perché non è. Abbiamo 10 partite, dobbiamo pensare partita a partita sempre con ambizione di vincere. Ciò che è stato, ciò che sarà per quanto riguarda questa giornata di Serie A, in generale ovviamente il nostro campionato è contraddistinto da una bellissima ed appassionante lotta a scudetto tra Juventus e Lazio, che se le continuano ovviamente a dare di santa ragione, senza esclusione di colpi, a suon di vittoria. Juventus che prosegue sulle proprie certezze assolute dal punto di vista tecnico, che sta trovando finalmente la quadra anche con Maurizio Sarri in panchino. A Lazio che con il cuore e con i nervi tiene il passo dei bianconeri con questo -4 in classifica, che chissà, potrebbe
anche accorciarsi come divario nel corso delle prossime giornate, nonostante le difficoltà di rosa per quanto riguarda gli uomini di Simone Inzaghi. Una lotta a scudetto appassionante e avvincente, di cui ha parlato anche nel corso della puntata di Maracanà un graditissimo ospite come Antonio Manicone. Le vittorie non fanno altro che dimostrare che sono due grandi squadre che lotteranno fino alla fine per il primo posto. Quindi sperando che ci sia anche l'Inter, anche se ha 11 punti dalla prima, però campionato avvincente, no? È bello rispetto ad altri campionati dove si vedeva la Juve prima con tanti punti, quindi alla fine ci sarà spettacolo. Io continuo a dire che Sarri mi ricorda il Sarri dell'anno scorso a Chelsea, dove criticato da tanti, da giornalisti, da tifosi, poi alla fine comunque ha vinto una Coppa Europea, l'Europa League, quindi bene o male mi sembra quello. È diventato bravo, sta diventando anche concreto, con ottimi giocatori, un allenatore comunque che non si scopre adesso. Non so come si fa poi, sai, a criticare Sarri, però siamo in Italia e bisogna avere un po' più la cultura del gioco e un pochettino più di pazienza. E dal pallone che rotola, dalle questioni di campo, passiamo invece alle ultime di calciomercato, con tuttomercatoweb.com come sempre in prima linea per raccontarvi le grandi trattative di questa fase caldissima che precede ovviamente una sessione estiva che sarà ristretta, ma che non mancherà di stupirci per quanto riguarda le possibili schermaglie, gli scambi e anche le grandi trattative che i top club europei stanno imbastendo. Ci parla di tutte le ultime news a livello di calciomercato, come sempre, Raimondo De Magistris. Ciao Jacopo, buonasera. Partiamo da un'ufficialità molto importante che è arrivata quest'oggi ed è quella relativa al trasferimento a titolo definitivo di Achraf Hakimi dal Real Madrid all'Inter. Contratto fino al 2025 per il laterale marocchino classe 98 che lascia il Real Madrid a titolo definitivo dopo aver giocato 2 anni in prestito al Borussia Dortmund. Passi avanti invece nella trattativa tra la Juventus e Paolo Dybala per il rinnovo del contratto fino al 2025. L'attaccante argentino, che sta facendo molto bene negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, è attualmente legato al club bianconero da un contratto in scadenza nel 2022 e le parti stanno trattando in maniera serrata per rinnovare questo contratto per 3 ulteriori anni con ritocco importante dell'ingaggio. Col rinnovo, Dybala dovrebbe diventare il secondo giocatore più pagato della Juventus dopo Cristiano Ronaldo. Da un attaccante all'altro, Victor Osimhen, che ha fatto visita questa settimana a Napoli, a Gennaro Gattuso e ad Aurelio De Laurentiis. È lui il prescelto del Napoli per la prossima stagione in attacco, ma deve andare via Arkadiusz Milik. Però il giocatore ha già comunicato al Lille che vuole trasferirsi a Napoli e di fatto ha già trovato un accordo con il Napoli per ciò che riguarda l'ingaggio. Osimhen sarà quindi l'attaccante del Napoli, a patto però che il Napoli riuscirà a vendere Milik, calciatore con un contratto in scadenza nel 2021 che viene valutato circa 50 milioni di euro, un'idea della Juve, piace tantissimo all'Atletico Madrid e al Tottenham. Vedremo quale sarà la sua destinazione, ma da oggi in pratica ci saranno sul mercato tantissimi giocatori svincolati. Uno di questi è senza dubbio Edinson Cavani, forse il più importante, classe 87, colui che ha riscritto la storia del Paris Saint-Germain negli ultimi anni, ha deciso di liberarsi subito dal Paris Saint-Germain e quindi non giocherà nemmeno la Champions League ad agosto. Sappiamo che è un'idea dell'Inter molto concreta, piace tantissimo anche all'Atletico Madrid. Cavani chiede un biennale da 10 milioni di euro netti a stagione. L'Inter qualche settimana fa ha già avanzato una sua proposta. Il fatto che Cavani non giocherà la Champions con il Paris Saint-Germain è sicuramente un buon motivo per provare ad accelerare questa trattativa. Ci sono poi anche altri svincolati come Mario Götze, che ha messo la parola fine sulla sua avventura al Borussia Dortmund. Götze, che è stato campione del mondo nel 2014 con la Germania, che ha deciso anche la finale col suo gol decisivo, adesso libero a parametro zero e ha nell'Italia una delle sue mete preferite insieme alla Spagna, quindi attenzione alla Roma, alla Lazio, club che l'entourage di Mario Götze ha già
sondato. E poi ancora qualche novità di mercato in chiusura. A proposito di Inter, ne abbiamo parlato prima, un ex nerazzurro come Yuto Nagatomo ha lasciato ufficialmente il Galatasaray, per lui possibile, probabile avventura negli Emirati Arabi. E con le news di mercato di Raimondo De Magistris si chiude per oggi l'appuntamento con il TMV News. Un grande saluto e alla prossima puntata.